Le bici elettriche sono costantemente sotto mira dei ladri, praticamente ci sono furti ogni giorno. E questa mattina abbiamo pubblicato un post veloce di uno che insomma, gli è stata rubata la bicicletta XP modello ID9, abbiamo messo anche la foto, durante la notte tra mercoledì e giovedì, e ci riferiscono, però al momento non abbiamo ancora delle conferme ufficiali, che l'Istituto di Ragioneria di Borgo San Giovanni questa settimana è stato particolarmente sotto mira dei ladri e ne sarebbero state rubate ben 4. Al momento abbiamo l'unica conferma che abbiamo è che almeno una denuncia è stata formalizzata dai carabinieri e sembra che i carabinieri abbiano visionato l'impianto di videosorveglianza dell'istituto e avrebbe, ripeto sempre condizionale, avrebbe identificato uno dei ladri. Le persone a cui hanno rubato le bici e ce ne hanno dato comunicazione direttamente confermano che erano state bloccate da catene più o meno efficaci, che però non sono bastate a impedirne il furto. Ricordiamo che esistono antifurti con allarme e antifurti anche dotati di GPS, in grado quindi di dare la posizione della bicicletta in modo costante. I costi variano da qualche decina di euro a oltre un centinaio, considerando che una bicicletta elettrica nuova costa oltre 1.000 euro. Ne vediamo tante anche con valori più importanti. Riteniamo che un antifurto efficace sarebbe una scelta intelligente. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 euro. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!